Giulio, ben risentito, ben rivisto soprattutto. Ciao Jacopo, ben rivisto a te e a tutti quanti. Allora, cominciamo subito con i tuoi tre grazie, perché è andata in porto quello che era l'obiettivo del crowdfunding che avevi lanciato per l'acquisto di un respiratore per il Policlinico Santissima Annunziata di Chieti. È stata una raccolta, hai messo a disposizione anche le tue due maglie gialle del Tour de France. Insomma, immagino che questa sia la cosa che in questo momento in cui il ciclismo è fermo ti rende più orgoglioso. Sì, ho lanciato questa raccolta fondi non tantissimo tempo fa, circa una settimana, quindi siamo riusciti ad arrivare e superare l'obiettivo che era di 10.000 euro e siamo intorno ai 12.000 euro, quindi siamo riusciti davvero ad ottenere un grande risultato ed è per questo che voglio veramente ringraziare tutte le persone che hanno contribuito e che mi hanno aiutato in questa raccolta che per me in questo momento, in un periodo così di emergenza, vale come una vittoria. Soprattutto perché tu sei fuori, però immagino che con il pensiero e non solo con quello, sei sempre connesso con la nostra regione. Sì, io come ho sempre detto, per me l'Abruzzo per me è un legame fortissimo, quindi ho un legame fortissimo con l'Abruzzo, quindi ogni volta che posso fare qualcosa di buono voglio farlo perché sento veramente che ho una regione dietro che mi spinge nei momenti belli, quindi è giusto che io quando c'è la possibilità ricambio il tutto aiutandoli. Come si sta senza ciclismo con i rulli al massimo? Diciamo che stiamo vivendo tutti un periodo un po' particolare, perché siamo tutti barricati in casa, quindi è difficile, devo dire che è difficile, soprattutto non avere un programma, non avere un'idea di quando si tornerà a correre. Questa è un po' la parte difficile, ecco, la parte difficile. E sicuramente non è facile, ecco, però cerchiamo di far passare al massimo le giornate, mi alleno il più possibile in casa per quello che riesco. E soprattutto resto concentrato perché so che prima o poi si tornerà, quindi è solo tutto rimandato, ma cerchiamo di pensare in positivo. In questo momento allenamento in casa, ma da parte tua c'è anche connessione con i tuoi tifosi, con i tuoi fan, perché giustamente essendo tu un personaggio pubblico, so che sei sottoposto anche a sessioni video in cui rispondi e cerchi di rimanere in contatto con le persone che adesso non possono vederti su strada. Sì, questo è uno degli aspetti migliori di questo periodo, se non il migliore, perché comunque quando corriamo a volte è difficile dare, purtroppo è difficile dar retta a tutti, è difficile magari renderti disponibile o comunque sei limitato per quello che puoi fare. Quindi in questo periodo io cerco di accontentare il più possibile i miei fans, parlare con loro, far dirette, collaborare, renderli partecipi anche di questo periodo difficile, di come lo passiamo noi. Quindi questo è uno degli aspetti migliori di questo brutto periodo, ecco. La vicinanza del pubblico è quello che io posso fare per loro. Come hai visto, come stai vedendo la situazione che si evolve nel calendario ciclistico, che chiaramente è stravolto e che potrebbe, dare vita ad una stagione totalmente particolare? Sì, diciamo che appunto le idee non sono ancora chiarissime, quindi ci sono soprattutto dei rumors più che delle notizie ufficiali. Appunto riguardo il Giro d'Italia, si vocifera appunto in un giro a ottobre, e onestamente un Giro d'Italia a ottobre è un pensiero che davvero faccio fatica un po' a pensarlo, perché comunque è un po' una situazione anomala. Il giro è classico, il giro lo pensi sempre a maggio, e quindi pensare a un giro a ottobre sicuramente non è il massimo, ecco. Riguardo il tour, si vociferava anche il tour a porte chiuse, quindi a maggior ragione ti fa capire della gravità della situazione. Perché il tour appunto è caratterizzato dalla gente, dalle migliaia di persone che trovi ogni giorno sulle strade, quindi diciamo è una situazione un po' anomala, però c'è anche da dire che l'importante per noi, per le squadre, per gli sponsor è tornare a correre il prima possibile, che comunque è un periodo di crisi per tutti, quindi salvaguardare diciamo il più possibile la nostra salute e tornare a correre per salvaguardare anche le squadre e tutti gli sponsor.
Peraltro ci potrebbe essere lo slittamento del finale di stagione quasi a dicembre. In questo l'Olimpiade che non ci sarà può dare una mano. L'appuntamento di Giulio Ciccone con l'Olimpiade 2021 a questo punto? Sì, questo diciamo che l'Olimpiade è stata un po' la delusione forse più grande, perché davvero quest'anno ci speravo ed era veramente un obiettivo, era comunque sia il sogno che si poteva realizzare, partecipare alle Olimpiadi, che erano tra virgolette adatte anche alle mie caratteristiche, quindi è un po' tutto rimandato, quindi spostiamo i nostri programmi all'anno prossimo, però a guardare bene tutta la situazione è meglio così, perché comunque sarebbe stata una situazione un po' anomala anche andare all'Olimpiade con una stagione, con un inizio stagione così senza gare particolare, quindi meglio salvarci il più possibile quest'anno, recuperare il più possibile le gare, prolungare la stagione come hanno detto, e poi l'anno prossimo ripartire con un'annata normale. Si è parlato molto per gli atleti, un po' di tutti gli sport, taglio degli stipendi, decurtazione degli stipendi, nel mondo del ciclismo se ne parla, ci dovrebbe essere una commissione che valuterà caso per caso, almeno questa è l'indicazione dei ciclisti, com'è attualmente lo stato delle cose? Sì, ci sono diverse squadre già che hanno fatto ricorso appunto a questo taglio di stipendi. Ovviamente tante squadre sono aiutate anche dallo Stato, quindi non è che i ciclisti sono comunque lasciati così per strada. Ci sono degli aiuti da parte delle squadre, degli stati, però sicuramente gli sponsor sono in difficoltà, è un periodo di crisi per tutti. E per mia fortuna appunto la Trek Segafredo è una squadra grande, solida, e i nostri sponsor l'hanno garantito, quindi io non ho nessun tipo di problema su questo ed è già un aspetto importante. Siete stati insieme magari poco, però il primo impatto con Vincenzo Nibali com'è stato in squadra? Avere un corridore che ha vinto insomma le tre grandi corse a tappe, com'è stato per te? Con Vincenzo comunque si è creato un buon legame, perché comunque abbiamo condiviso la camera già in diversi ritiri, e con lui c'è una grande intesa e sicuramente la voglia di andare alle corse, di far vedere qualcosa di buono insieme era tanta. Abbiamo fatto un bellissimo ritiro, ci siamo preparati benissimo sul tete, quindi eravamo tra virgolette pronti per scendere in pista. Il problema appunto è stato un po' tutta questa situazione che ci ha bloccato, però per me, ripeto, per me è come un po' tornare a scuola, per un maestro come Vincenzo è un qualcosa di nuovo, mi dà stimoli, mi dà voglia di fare, di allenarmi sempre di più, quindi è un qualcosa di bellissimo. Prima di chiudere e di ringraziarti, ovviamente sei stato gentilissimo e disponibilissimo, immagino che tu voglia salutare insomma la tua regione, che come tutte le altre regioni d'Italia, ma non solo, adesso si trova in una situazione molto difficile. Ma sì, il mio pensiero comunque va a tutta l'Italia, in particolare alla mia regione, l'Abruzzo, e appunto rivolgo un saluto e un ringraziamento ancora per l'aiuto che mi hanno dato e che mi hanno offerto per la raccolta fondi. E spero appunto di tornare in Abruzzo il prima possibile, spero di tornare con voi a Belò, spero di poter tornare a raccontarvi qualche bella vittoria. E per adesso comunque dobbiamo salvaguardarci tutti e pensare che tutto finirà, tutto qua. L'ultimissima davvero, perché è vero che tu sei abruzzese, ma la tua maturità ciclistica è stata il Nord Italia e soprattutto Bergamo, che è la città più colpita. Nei giorni scorsi tu attraverso i social hai espresso vicinanza a quella comunità che di fatto ti ha fatto diventare quello che sei oggi. Sì, appunto Bergamo, appunto la città forse più colpita, e devo dire che pensare che tante persone a me care, i miei amici, appunto sono lì in una situazione così, diciamo un po' la parte brutta di questa situazione, però appunto io sono convinto che ne usciremo forti, è una situazione brutta per tutti, però appunto se rispettiamo le regole sono sicuro che ce la facciamo e torneremo alla normalità, dai. Questo è quello che conta. Grazie Giulio per essere stato con noi. Grazie a voi e un abbraccio a tutti, a presto.